Per il debutto casalingo in Serie A, il Treviso è costretto a rinunciare al suo vecchio stadio Tenni, non idoneo per capienza e norme di sicurezza, e ad emigrare all'Euganeo di Padova, in grado di ospitare 33.000 persone. Non è mai accaduto nella storia del massimo campionato che una squadra disputi l'intera stagione in un'altra città. Treviso e Livorno stanno un po' a guardarsi giocando forte. Il primo brivido della partita non è un colpo di genio, ma una leggerezza di Vargas, che rischia di mettere nei guai Amelia con un retropassaggio da Cardio Palma. Al decimo si fa vivo il Livorno dalle parti di Handanovic. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il ruoto lo mette in mezzo un bel cross, sul quale Lucarelli non trova il tempo giusto per l'intervento. Al 22esimo Centi atterra Antonio Filippini sul fronte destro dell'attacco trevigiano. Sulla punizione battuta dallo stesso Filippini è splendida la girata al volo di Cottafava, in perfetta coordinazione, ma fuori bersaglio. Al 26esimo Gallo lancia in profondità Emanuele Filippini, sul quale cerca di chiudere Fetzel toccandolo appena. Filippini vorrebbe il calcio di rigore e invece deve accontentarsi di un'ammonizione da parte di Saccani, assolto con formula piena dal replay. Un po' alla volta il Treviso si installa nella metà campo livornese. Alla mezz'ora un'azione in velocità iniziata da Emanuele Filippini e rifinita da Pinga non trova l'aggancio vincente sotto misura né di Reginaldo né di Antonio Filippini, entrambi in ritardo. Al 39esimo una fiammata del Livorno, Lucarelli lancia a Palladino che si libera di Cottafava con una magia, entra in area e calcia su Handanovic. La palla danza tra il portiere e della Fiore finché non arriva Perzel, che spreca con una ciabattata l'occasione del vantaggio. La ripresa si apre con un clamoroso pasticcio del Livorno a centrocampo che lancia in contropiede Pinga atterrato da Vargas. Saccani applica correttamente la norma del vantaggio, ma Reginaldo non riesce ad approfittarlo calciando su Amelia in uscita. Lo stesso Amelia al decimo chiude su un tentativo di cross del Treviso rilanciando prontamente per Lucarelli, anticipato dalla tempestiva uscita di piede di Handanovic che salva una situazione rischiosa. Al 14esimo se ne va in contropiede Palladino, veramente interessante questo ragazzo, che apre per Morrone, il cui destro non è davvero memorabile. Così come non è memorabile il liscio di Palladino in piena area sul lungo lancio di Vargas dalle retrovie. Al 26esimo una punizione a giro del neoacquisto brasiliano Prates mette un po' d'ansia ad Handanovic, anche se la palla passa di almeno un metro oltre il palo. Il Treviso appare stanco e il Livorno preme sull'acceleratore pochi secondi più tardi. Sul lancio in profondità di Lazetic, Lucarelli tenta un diagonale che si perde sul fondo di poco. Era il match point che il capitano, dopo averla rifiutata, ha nuovamente accettato la fascia, non trasforma nel gol partito. La gara si trascina stancamente verso la conclusione quando, al secondo dei 5 minuti di recupero decretati da Saccani, Handanovic combina un pasticcio incredibile, consegnando la palla a Lazetic. Cross immediato per Lucarelli, solo nell'area piccola, che questa volta non può proprio sbagliare. Il Livorno ringrazia sentitamente per l'omaggio e si gode un inatteso primo posto in classifica.